Siamo qui ad illustrare una delibera che è stata votata da questa amministrazione, dove si dà il via libera a costruire un supermercato di 2000 metri quadri in un'area che era destinata a verde nell'isola del Lido. L'interesse pubblico viene giustificato nella creazione di posti di lavoro. Quando abbiamo vari studi anche della CGA di Mestre, dove nell'apertura di grande distribuzione i posti di lavoro che vengono creati tolgono poi altri posti di lavoro per negozi di vicinato. La delibera riguardante il supermercato del Lido si basa su un permesso di costruire in deroga, cioè il Consiglio Comunale riconosce l'interesse pubblico a andare in deroga rispetto al PRG. Ma questo a nostro avviso non è possibile per vari motivi. Innanzitutto la norma che viene utilizzata parla di aree degradate che sono da recuperare. L'area in questione non è affatto degradata, ma è semplicemente un'area verde che è in stato di abbandono, quindi il verde si è accumulato, è cresciuto per anni senza mai che venisse fatta una pulizia. Inoltre, quei pochi edifici che ci sono edifici abusivi non condonati e quindi dovrebbero essere oggetto di abbattimento da parte del proprietario. Inoltre, altro motivo per cui il permesso di costruire in deroga non può e non poteva essere rilasciato dal Consiglio Comunale è che le funzioni nuove dovrebbero essere compatibili e complementari, questo dice la norma, con le funzioni esistenti. La funzione esistente in quell'area è la destinazione F, cioè attrezzature collettive di interesse pubblico, quindi verde urbano, attrezzature sportive, parcheggi. Ovviamente il verde urbano, i parcheggi e lo sport non sono compatibili con una superficie commerciale, un nuovo supermercato. Noi pensiamo che il verde oggi sia il bene più prezioso che ci sia e che quindi, salve diciamo necessità impellenti, sia sicuramente più opportuno mantenere il verde che edificare. La delibera modifica uno strumento urbanistico, perciò ai sensi del decreto legislativo 33/2013 per la trasparenza, tutta la documentazione relativa alla procedura, tutta a partire dalla richiesta, dalla proposta del privato, quindi dalla lettera della supermercato, doveva essere pubblicata sul sito. Cosa che non è stata fatta. Gli abitanti del Lido dovranno già accettare superfici commerciali e alberghiere nuove nell'area dell'ex ospedale al mare, e quale diciamo premio per chi recupererà quelle aree che sono realmente degradate. E quindi il regalo che viene fatto dalla maggioranza a favore del privato è inaccettabile. La scelta politica di questa amministrazione è andare verso una ulteriore cementificazione. Ed è stato imbarazzante sentire come hanno giustificato sia l'assessore De Martin che il capogruppo della lista Brugnaro Crovato. Quella zona è bellissima a fronte mare. Non avete mai potuta visitare perché ci sono tali e tanti rovi ed è così impraticabile che la bellezza di un forte ottocentesco è praticamente inibita. Secondo il mio modesto parere, il famoso forte Emo, la presenza di un supermercato arricchirà la presenza culturale e paesaggistica del manufatto. Quel forte, ha ragione il consigliere Crovato, probabilmente con un intervento che decespuglia, pulisce e favorisce con un cono di visuale molto più profondo di quello di oggi, certo il forte guadagnerà solo a livello comunicativo. Il sindaco Brugnaro in campagna elettorale si è speso molto per la difesa dei piccoli negozi di vicinato. In realtà una delle sue prime delibere è proprio per aumentare la grande distribuzione nel territorio comunale. Quindi un'altra contraddizione dell'operato del sindaco e di questa maggioranza fucsia.